C'è stata questa flessione evidente della squadra nelle ultime gare, 18 punti nelle prime 8 partite, 8 punti nelle restanti 8. Proprio nelle ultime ore lei ha un po' bacchettato la squadra e anche il tecnico. Cosa non le è piaciuto in particolare? Ma io non ho bacchettato nessuno, io ho solamente detto, e l'ho ribadito anche al mister, che se perdiamo quella voglia di fare che abbiamo dimostrato nelle prime partite, quella voglia anche di riscatto rispetto alla stagione precedente, diventiamo una squadra normale, e nelle squadre normali possono vincere e possono perdere. Quindi bisogna mantenere quella concentrazione, quella cattiveria agonistica che ci ha contraddistinto nelle prime partite e un po' meno nelle ultime, però è una squadra assolutamente in salute, perché andare a Verona e buttare alle ortiche 7-8 palle gol nitide, non si può parlare di una squadra che non è viva. Che cosa accadrà nel mercato? Come ho detto a qualche altro tuo collega, le società di Serie B sono anche un po' legate alle liste che hanno, quindi noi prima di far entrare qualcuno dobbiamo tirar fuori qualcun altro, perché diversamente non puoi inserire dei giocatori over. Per esempio Elizalde, Fornasier, Cocco potrebbero essere questi giocatori destinati a partire. Credo che il mister a Cocco abbia dato la giusta importanza. Purtroppo non è riuscito magari a dimostrare il suo valore, e magari sarà anche un giocatore che in scadenza ci potrà anche chiedere di andare via prima della scadenza, però questo è tutto da vedere e non è assolutamente un assillo del Pescara. Magin e Gravion sono i giocatori che hanno però più mercato, potrebbe esserci qualche operazione per questi due giocatori, sempre ovviamente pensando di tenerli a Pescara fino a giugno. Non è nostra intenzione liberarci dei giocatori in questa fase del mercato, in questa fase del campionato. Se si potrà mettere in piedi qualche operazione intelligente come solitamente facciamo, perché no, però sicuramente con l'intento di far rimanere il più possibile questa rosa così com'è.